dire, è noto da decenni e decenni che nel paese che viene esibito come il più democratico del mondo, non so con quale coraggio, cioè negli Stati Uniti di America, meno della metà va a votare degli aventi diritto. Fra l'altro lì c'è un meccanismo abbastanza punitivo, nel senso che il certificato elettorale non viene recapitato agli elettori, ma va richiesto dall'interessato. E ci fu una battaglia nella prima presidenza Clinton. Clinton sostenne di voler modificare questo meccanismo punitivo, escludente di fatto, ma non c'è mai riuscito, non c'è mai riuscito né nel primo né nel secondo mandato della sua lunga carriera di Presidente degli Stati Uniti. E quindi già lì abbiamo un fenomeno per cui chi riesce eletto non solo è espresso da metà dei cittadini degli Stati Uniti d'America, e poi neri, ispanici, eccetera, sono la maggioranza dei non votanti, tra l'altro. Ma c'è anche poi quel modo di secondo grado per cui i grandi elettori può accadere, ed è già accaduto varie volte, che chi ha più voti elettorali non riesce presidente. In fondo anche Hillary Clinton aveva avuto più voti di Trump, ma Trump diventò presidente. Un grande modello, diciamo così, da imitare e che ci viene esibito in continuazione con molti elogi, eccetera. Un altro paese che viene sempre elogiato è la Confederazione Svizzera, dove un referendum a getto continuo, anche per stabilire se una strada deve o no essere a senso unico, va a votare il 5-10% degli elettori. E la risposta che danno i cosiddetti politologi è: bene, sono gli unici veramente sensibili politicamente. E quindi gaudeamus igitur, va bene. Però è un po' la caricatura, diciamo, del meccanismo rappresentativo elettivo. Non va a votare tantissima gente perché ha maturato la convinzione che sia inutile. Questo è il vero problema. Perché inutile? Per due fattori, entrambi molto interessanti. Uno è il progressivo rassomigliarsi delle forze politiche tra loro, perlomeno di quelle di maggior peso. L'altro è la irrilevanza delle decisioni dei parlamenti nazionali rispetto alle direttive politico-militari della NATO, economiche e finanziarie dell'Unione Europea. Quindi l'80%, diciamo così, delle decisioni che si prendono, in realtà non si prendono, si accettano e vengono da organismi lontani e inaccessibili a qualunque intervento dal basso, come si usa dire. Ci è voluto un po' di tempo per capirlo, adesso è chiaro a moltissima gente, e quindi uno dice: è un giochetto che non ci interessa. È un peccato, è molto doloroso tutto questo, perché in certo senso è un'incrinatura fortissima al principio del suffragio universale, che fu durante il secolo XIX e per larga parte del XX la bandiera delle battaglie, soprattutto del movimento operaio, del movimento dei lavoratori organizzati, perché i primi veri partiti, al di là delle conventicole liberali, erano i movimenti dei lavoratori, con vari nomi variabili, anche quello italiano, il Partito Socialista, prima si chiamò il Partito del Lavoro, in Inghilterra continua a chiamarsi così. La sostanza è quella: quando il movimento dei lavoratori si organizza in partito, riesce a fare breccia negli equilibri sociali ed economici del proprio paese. Allora, nel momento in cui i partiti non esistono come tali, si rassomigliano perché sono delle elite intercambiabili, intercambiabili purtroppo anche quando si candidano le persone, sono incerte, vado lì o vado di là, vengono sedotti con attrattive varie. Il fatto che siano intercambiabili è di una tale gravità che non ho parole sufficienti per descrivere questo fenomeno. E allora il non voto è una sorta di presa di coscienza e di protesta purtroppo impotente. Impotente perché chi poi effettivamente va a votare produce una certa rappresentanza, quella rappresentanza decide per tutti.
nei limiti in cui è concesso alla rappresentanza, di decidere quella specie di fettina residuale rispetto a un ideale 100%. Questa è la dura realtà. Aggiungiamo anche che il meccanismo europeo, questo strano meccanismo che è stato messo in essere, filtra sempre di più l'effettivo peso del voto popolare. Il Parlamento europeo viene eletto, ma non è che sia un organo decisionale come i parlamenti nazionali, non lo è. Si occupa, non so, la pubblicità non deve essere sessista, le gabbie per le galline da uova devono avere una certa dimensione. Questo mi ricordo, ebbi un dibattito tantissimi anni fa con l'attuale sottosegretario Mantovano, persona molto preparata, anche giurista, e lui era molto critico in questo dibattito verso la struttura europea e portava proprio l'esempio di una delibera appena fresca presa allora sul potenziale allargamento delle gabbie per galline da uova, e questa era una delle decisioni prese con forza dal Parlamento europeo. Non lo dico per così fare troppa ironia, sto citando tra l'altro il pensiero di uno che è molto esperto e direttamente consapevole di questa storia. Dopodiché quel Parlamento è il luogo dove si combinano alcune alleanze variamente strutturate che producono la Commissione europea, la Commissione elegge il suo presidente, poi il Consiglio europeo e l'insieme dei capi di governo. Allora, tutto questo distribuisce in maniera capillare il potere decisionale, che di fatto poi è un organismo che conta più di tutti, e che è la Banca Centrale, ovviamente. Anche perché il 99% di quel che ci viene detto è: state violando i parametri, sarete sottoposti a una procedura di infrazione. Quindi quella è la voce autorevole, tutto il resto fa da contorno. All'inizio non si era capito, ora molti purtroppo se ne sono resi conto. Beh, al solito rapporti di forza che sono sfavorevoli a coloro che difendono le conquiste descritte nel testo della nostra Costituzione. Il problema è stato posto anche in Germania, in realtà. A un certo momento la Corte Suprema tedesca è stata investita dal quesito se si debba ritenere sovraordinata la Costituzione europea rispetto alla Costituzione della Repubblica Federale, la quale peraltro ha al proprio interno delle clausole difensive e protettive molto forti. Quindi la Corte Suprema ha avuto dei problemi a cercare di mettere insieme un ni, che non era né un no né un sì. Va bene. Poi la Germania allora, quando il problema fu posto, aveva una posizione fortissima sull'intero meccanismo dell'Unione Europea, e quindi il problema era relativamente grave, era più un problema di principio. Adesso la Germania è stata duramente colpita dagli Stati Uniti d'America e dalla NATO, soprattutto con la guerra in Ucraina, e quindi è un paese in crisi dove magari la crescita molto forte, quasi travolgente, della Alternative für Deutschland, cioè del movimento di estrema destra, si spiega proprio con l'indebolimento della Germania all'interno dell'Unione Europea, da paese egemone a paese tra gli altri, con tutti i problemi, gli acciacchi, le debolezze che noi conosciamo e di cui la Grecia nel 2015 è stata la vittima sacrificale più dolorosa. Va bene. Quindi l'incompatibilità c'è. Abbiamo tanta retorica nel nostro paese, la Costituzione più bella del mondo. Io non so se sia la più bella del mondo, non ho fatto questa analisi stilistica comparativa, e sarebbe complicato perché sono centinaia di testi. Certamente però è conforme al meglio della nostra cultura politica a metà del Novecento, quando persone di valore erano nella Costituente e hanno fatto un gran lavoro. Buttarlo nel cestino è un gesto insano, a mio avviso. Un bravo studioso di economia che si chiama Vladimiro Giacchè, che credo lavori ancora a Londra, comunque uno veramente competente, ha scritto molti saggi sull'argomento, segnalando una cosa importante, che cioè l'architrave della Costituzione italiana e in parte anche di quella federale tedesca è quello che noi chiamiamo Stato sociale, cioè i diritti sociali variamente declinati
costituiscono il prius, la priorità. Nella Costituzione europea la priorità non è la difesa delle condizioni sociali, è la difesa delle compatibilità economiche, che poi si traducono in parametri, eccetera. Quindi c'è una dissonanza fortissima, ma non soltanto testuale, di cultura, di orientamento, di scelta, ed è quella della Costituzione europea una scelta mercantile, la nostra è una scelta politica, sociale, progressista. La sovranità nostra limitata sia un dato assodato del quale si parla volentieri perché contrasta con la retorica dominante. Quindi il viaggio a Washington era un consiglio paterno, diciamo così, di chi era convinto fermamente che noi siamo un paese suddito, va bene. È curioso che il debito duri 80 anni. No, la domanda è quando finiremo di pagare questo debito, ben sapendo che se uno studia la storia di quegli anni, di quei mesi, sa che la cosa è un po' più complicata della gratitudine e basta. C'erano interessi concreti, c'erano scelte geopolitiche che ci sovrastavano, eccetera, eccetera. Vabbè. In particolare gli inglesi volevano mantenere la monarchia da noi, gli americani erano più possibilisti verso la soluzione repubblicana, e potremmo dettagliare. Sovranità limitata, questo è un fatto, che viene introiettato come una cosa bella e giusta, e questa è la cosa abbastanza singolare. E chi solleva il problema è bollato come sovranista. Sovranista è curioso, una parola strana, che vuol dire sostenitore della sovranità. Sovranità è considerata generalmente un valore positivo, no? A partire dall'articolo 1 della nostra Costituzione, però con l'aggettivo derivato diventa un fatto negativo. Retorica di un ceto politico ormai piuttosto balbettante in realtà. Quanto al vero problema poi della delega, non delega, eccetera, mi accade talvolta ricordare, forse anche nelle voci di questo dizionario, quella sortita un po' schematica di Jean-Jacques Rousseau. Citiamo Rousseau perché è stato ben voluto, mi pare, quando nacque il movimento. Assolutamente. Rousseau dice: quando il popolo, il giorno dopo aver votato, il popolo inglese ridiventa schiavo, no? È una frase piuttosto forte, che denuncia il carattere della delega come cessione di potere senza risarcimento, diciamo così. Lui parlava di una realtà, poi l'Inghilterra nella seconda metà del Settecento, oggi è molto più pesante, diciamo, la cessione, perché il ceto politico al quale col voto si delega il potere a sua volta è subalterno di poteri economici enormi, quindi è una doppia cessione. La critica del meccanismo rappresentativo è sacrosanta. Potremmo dire che dopo Rousseau altri, Gaetano Salvemini ha scritto sul suo periodico prima del fascismo, addirittura prima della Prima Guerra Mondiale, parole molto forti di cui fu ascoltatore convinto anche Benedetto Croce. Questi partiti fanno le finte di combattersi durante la campagna elettorale, finita la campagna elettorale ritorna una sostanziale unità camuffata da conflitto epidermico, spesso solo formale. Quindi il meccanismo rappresentativo ha dimostrato, ma non dagli ultimi 20 o 30 anni, ma seconda metà del secolo XIX, i suoi difficili e insolubili problemi. Tentativi di sostituirlo ci sono stati, e come, no? Se vogliamo, voglio fare adesso il nostalgico, ma la Comune di Parigi era un tentativo di democrazia diretta che finì tragicamente, come sappiamo, da parte dei repubblicani subentrati a Napoleone III, alleati in quel momento della repressione contro la Comune, repressione sanguinosissima, dell'esercito prussiano che stava fuori dalle porte di Parigi e autorizzò il raddoppio dei militari della Repubblica in grado quindi di massacrare i comunardi.
i comunardi avevano avuto l'iniziativa, che era fallita, di proporre alle altre città della Francia di creare altrettante comuni, quindi un autogoverno che dissolveva addirittura la forma statale, va bene, agli antipodi dell'impero, no, che era crollato a Sedan. E un grande difensore della comune fu Marx, nel quel grande comunicato, che è un vero e proprio libro, intitolato La guerra civile in Francia, a nome dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, nel 1871, rivendica la comune contro coloro che ne hanno parlato come di un pugno di criminali, sostanzialmente, no? Gli incendi della comune, eccetera. Tra l'altro è noto, ma i nostri grandi giornali non ne parlano, ne ha parlato Il Fatto, in realtà, insistentemente, Il Fatto Quotidiano, che poco dopo l'inizio delle ostilità, in Turchia era stato raggiunto un accordo per chiudere il conflitto con un compromesso, e Boris Johnson si è precipitato a Istanbul per impedire, dicendo a Zelensky: ti armiamo noi, ma per carità non devi firmare. Dopodiché hanno, come si diceva durante la guerra, combatteranno fino all'ultimo soldato di colore, no? Era una battuta molto amara che girava soprattutto nell'Italia via via, diciamo, liberata, eccetera. E lì combatteranno fino all'ultimo ucraino. Hanno determinato il disastro di un paese, 10 milioni di esuli che sono stati immediatamente assorbiti da paesi che, quando arrivano 100 migranti, si mettono a urlare l'invasione dei neri nel continente, no? 10 milioni di ucraini sono passati così. Paese distrutto, privato di uomini, di risorse, di infrastrutture a pezzi. Quindi una prospettiva veramente coloniale, cioè usare questo paese come la carne da cannone per un conflitto che deve arrivare fino alle porte di Mosca, no? Hanno vinto la guerra fredda, ma devono stravincere. Questa è la sostanza del conflitto. Guai a dirlo, perché naturalmente ci saranno 50 elzeviristi che diranno: putiniano, putiniano, pazienza, non è che si mette a piangere perché si sente definire così. E sono forme puerili di polemica. La risposta viene data alla giusta ricerca di una diretta partecipazione del cittadino, ma esiste l'istituto del referendum, no? Si dice questo. L'istituto del referendum ha delle limitazioni, come sappiamo, di vario tipo. C'è un articolo molto combattuto, l'articolo 72, direi, della Costituzione, in cui viene disciplinata la materia del referendum. Se si volesse, al di là di altre possibilità che sono meno attuabili, potenziare l'elemento partecipazione diretta, ma i partiti sarebbero molto prudenti, anzi ostili, se c'è un terreno di intervento è proprio l'articolo che disciplina il referendum, che potrebbe diventare il vero strumento per ridare ai cittadini la voce. Da ultimo, certi referendum sono andati deserti, perché poi venivano anche disattesi, no? Ci fu quello famosissimo per abrogare il Ministero dell'Agricoltura, va bene, che passò. Dopodiché abbiamo avuto subito il Ministero dell'Agricoltura, addirittura adesso si chiama Agricoltura e non so che altro, Sovranità Alimentare. Sovranità Alimentare. Quel referendum è stato dimenticato. Quella è una delle forme immediate di intervento che potrebbero essere oggetto di una azione costruttiva, no? Però ci vuole un soggetto che se ne faccia carico. Quindi questa è una dissipazione irresponsabile che loro stanno compiendo. Ma quando dico loro, intendo, come sempre, la necessità di distinguere tra un popolo e i suoi governanti, e all'interno di ciascun popolo le varie contrapposte volontà, orientamenti, eccetera. I nostri notiziari ci danno ogni tanto qualche briciola di informazione sulla costante divisione all'interno di Israele, anche in questo momento, che però risulta inefficace. Perché? Ma per una ragione molto forte, che cioè il vero padrone è gli Stati Uniti d'America. È ridicolo che abbiano messo le sanzioni ad alcuni singoli esponenti israeliani che hanno ecceduto, diciamo così, in violenza nell'operazione di colonizzare la Cisgiordania. Queste
sanzioni ad personam, diciamo al primo piano di un condominio da parte della grande potenza americana, è uno schiaffo al buonsenso, un'offesa all'intelligenza. Se loro volessero, potrebbero piegare il governo Netanyahu in 5 minuti. È così. Non mandando Blinken a fare turismo ciclicamente, ormai in questi ultimi mesi è una trottola. Dopodiché tutto il resto è inganno. Che il popolo, diciamo, parola generica, israeliano sia lacerato al proprio interno e che ci sia una destra violenta, ottusa, reazionaria, questo è un dato di fatto. Credo di aver letto, spero di non sbagliarmi, una dichiarazione del loro presidente Herzog, il quale ha detto: ma nella Bibbia si parla di ebrei ma non si parla di palestinesi, quindi i palestinesi non esistono. Va bene. Ora, se un personaggio di responsabilità politica arriva a dire questo, noi abbiamo a che fare con un oscurantismo inaccettabile. Lì dentro però ci sono forze minoritarie che a suo tempo diedero vita allo Stato di Israele, no? Che era pur sempre un'esperienza socialista all'epoca. Sì. Va bene. Le quali sono ora nell'angolo, con le spalle al muro, non riescono a contare, potrebbero fare di più, secondo me, ma vengono ricattate da un male inteso senso di unità nazionale. Quindi il problema è insolubile finché gli Stati Uniti non decideranno di mollare questo governo criminogeno. Ma, sì, è chiaro che dire non vedo la soluzione a portata di mano è la dolorosa realtà. Però c'è un aspetto che sfugge ai leader dell'Occidente, che sono poche persone poi, sono al vertice della NATO, alcuni dipartimenti del governo degli Stati Uniti e poi il Fondo Monetario Internazionale e subalterno la Banca Centrale Europea, sono poche persone. Bene, questi hanno un potere assoluto su quello che si autodefinisce il giardino del mondo, no? Il luogo geometrico della democrazia, cioè l'Occidente. No? Bene. Non stanno capendo che 3/4 dell'umanità non ne può più. Quindi è una lotta che fa pensare al grande libro di Jack London, Il tallone di ferro, va bene. E c'è solo da sperare che non siano presi dalla allucinazione finale, per cui pur di non dichiararsi sconfitti, provochino una guerra catastrofica, cosa che hanno la tentazione di fare ogni tanto. Hanno la tentazione quando proclamano che alcuni punti sono irrinunciabili, no? Per esempio che l'isola di Formosa, che fa parte della Cina, non fa parte della Cina, che fa un po' ridere se non fosse l'anticamera di una possibile tragedia da quelle parti, che diventerebbe generale. Ma sono capaci di tutto, perché per decenni non esisteva la Cina non esisteva, perché la Cina era Chiang Kai-shek nel Consiglio di Sicurezza Nazionale con diritto di veto. Certo. Ci volle De Gaulle, che ruppe questo incantesimo e riconobbe Pechino come unica Cina. Va bene. Generale De Gaulle, non stiamo parlando di un bolscevico trinariciuto, stiamo parlando di un personaggio della destra francese intelligente, va bene, non come questi nostri. E allora non aver capito che BRICS non è semplicemente un acronimo, vuol dire che in realtà tra loro molto diverse, tra la Cina e l'India, cosa c'è di più diverso? Si coalizzano rispetto ad uno strapotere minaccioso e armato fino ai denti che continua a pretendere di governare il mondo. Quindi la partita è quella. In mezzo, stritolati, ci sono i palestinesi, ai quali non va la tenerezza praticamente di nessuno, tranne persone di buona volontà. Perché, per esempio, le monarchie o i governi ignobili, Egitto e compagnia, l'Egitto ha chiuso la frontiera per impedire a questi poveri disgraziati di scappare nel Sinai. E perché? Perché è un vassallo degli Stati Uniti. Questa è la realtà. Giordania non ne parliamo. A questo punto chi sta tra l'incudine e il martello sono i palestinesi. Questa è una tragedia epocale che mi fa pensare agli armeni
nel 1915. Sono una delle ferite che l'Occidente, nelle sue varie declinazioni, ha seminato nel mondo.